Complimenti, mister. Grazie. Poi non venirci a dire che non senti derby, abbiamo scritto dopo e dopo. La promessa, non solo per quello. Però era una promessa mantenuta in modo molto sentito. Guarda, sono sincero, posso confermartelo i ragazzi. Prima della partita ho detto che per noi doveva essere una partita che eventualmente con 3 punti poteva continuare a permetterci di rimanere nei piani alti della classifica il più possibile. Poi alla fine, se fosse andata bene, si festeggiava con i tifosi, però non potevamo pensare troppo all'aspetto emotivo, altrimenti potevamo fare una figura pessima. Quindi, dopo un primo tempo così, dopo soprattutto 40 minuti iniziali così, cioè essere solo 1-0, torniamo a un discorso fatto miliardi di volte, no? Purtroppo si ripropone anche per questa partita. No, lo accettiamo, dispiace perché meritavamo di andare a fine del tempo in vantaggio un risultato diverso. Ormai lo diciamo da un po', dobbiamo migliorare, non possiamo stancarci di insistere di migliorare. E poi, anche perché poi abbiamo approcciato male il secondo tempo e meritatamente la Legione ha pareggiato, perché non siamo stati bravi nei primi 10 minuti del secondo tempo, però poi siamo stati bravissimi nella voglia di volerla riportare a casa, rischiando anche qualcosa. Questo vi ha dato meglio ai ragazzi, che sono stati bravissimi in questo. Ultima domanda per quel che mi riguarda: Bordenai sta scalando in quel ruolo lì rispetto a quello che è stato titolare fino adesso, il centremolare? No, hanno caratteristiche diverse. In quel momento ho bisogno delle caratteristiche di Clessi rispetto a quelle di Luca, solo è stata solo una questione di caratteristiche, poi ci vuole anche del culo. Ci vuole anche della qualità, il ragazzo qualità. Riccardo Panini. Ciao mister. Ciao. Allora, vittoria meritatissima. Ti chiedo prima cosa, avete scelto forse la strada più complicata per arrivarci come svolgimento della partita? E la seconda cosa, l'azione del gol al primo minuto l'avete rifatta 3 volte nel primo tempo, forse qualche prova l'avevate fatta. Perché abbiamo scelto la strada? Beh, perché sai, come ha detto il prof, viste le occasioni, il primo tempo poteva già essere. Ah beh, la strada più corta, l'azione del primo tempo sarebbe stata perfetta. No, dobbiamo migliorare in quello, ma lo diciamo da luglio, ce lo diciamo qua, lo diciamo tra di noi in spogliatoio, è un dato di fatto dove aspetto dove bisogna essere più feroci, perché le qualità le abbiamo, altrimenti non saremmo in questa posizione di classifica. Oltre alla qualità ci vuole qualcosa che uno deve avere dentro e bisogna tirarlo fuori. Giovanni, e poi andiamo là La reazione del gol è stata la cosa più bella della gara, perché in un derby quando meritatamente sei in vantaggio e meriteresti di essere in vantaggio di qualche gol in più, subisci il gol avversario, ci sta di essere un po' in difficoltà, invece è stata la cosa più bella della gara, il voler comunque riportarla a casa e dedicare questa vittoria alla nostra gente. Giovanni. Ciao mister, ti chiedevo, è stata credo la prima volta quest'anno che hai riproposto la stessa formazione della volta precedente. Hai trovato una quadratura di un certo tipo o è solo un caso? No, è un caso, dipende dalla partita. Oggi hanno meritato di iniziare la gara quelli che l'hanno iniziata oggi. Tra l'altro ho fatto un cambio e mezzo, perché il secondo cambio l'ho fatto al 93esimo. A volte quando la squadra è messa bene in campo e tiene bene il campo, fare i cambi non è sempre produttivo, e per fortuna il primo che ho fatto è quello che è risultato decisivo, quindi meno male. Andiamo lì. Mister, buonasera, complimenti per la vittoria. Al di là del successo ci sono tanti aspetti positivi, se magari facciamo riferimento alla partita precedente contro il Parma. Anche lì avevate fatto una grande gara, meritavate qualcosa in più, e oggi, nonostante magari il primo tempo avete dominato in lungo e largo, è stato quasi un affare per la Reggiana. Se avesse concluso 2-0, 3-0 non avreste rubato niente. Però poi la partita è diventata sporca. Quindi avete dimostrato di saper vincere anche questo tipo di partite qui. Sì, anche a Parma nel primo tempo non abbiamo fatto mai calciare in porta il Parma. In 2 o 3 situazioni potevamo passare in vantaggio, come oggi dopo l'1-0, dove dobbiamo migliorare, perché non sempre riesce ad avere l'occasione o gli avversari te le concedono. E a Parma abbiamo sofferto tantissimo dopo il nostro vantaggio, negli ultimi minuti specialmente, ma ci sta contro il Parma. E oggi siamo stati bravi nel primo tempo a passare in vantaggio, a non fare più di un gol, e poi a me, come dicevo prima, mi è piaciuta la reazione dopo il loro pareggio, dove la squadra anche a volte in maniera un po' disordinata ha voluto portare a casa questa vittoria. Giovanni,
Luca Serafini, poi se ce n'è una. Mister, ancora... una vittoria netta, no? Voi avete avuto grande disinvoltura nel puntare la loro porta, ce n'è arrivare in porta creando occasioni da reti, ma anche proprio ce n'è arrivati con grande facilità, sia nel primo tempo, poi è andato come è andato, ma anche nella ripresa, poi il grande merito è stato, tu parlavi prima del cuore, no? Ma la squadra dopo aver subito il pari, dopo aver sbagliato ancora il raddoppio, dopo aver avuto una grande parata del vostro portiere, io ho visto una squadra benissimo di gamba, di convinzione, gente come Duca, come lo stesso Falcinelli che secondo me alla fine non ci sarà in aria, la grande corso, ovviamente per il tipo di giocatore che è, ma Manconi, c'è gente che proprio andava di slancio. Quindi raramente l'ho visto con la disinvoltura e la convinzione così nel cercare la porta. Sì, anche per questo motivo oggi credo che sia stata la prima volta che ho fatto un cambio, perché poi Sciaddi l'ho messo dentro al 93esimo, quindi per quello che tu stai dicendo, perché la squadra stava bene, io percepivo questa voglia di continuare a provare a portare a casa la vittoria, ma anche sotto l'aspetto fisico chi era in campo stava bene, quindi non avevo motivo di dover cambiare. Ho fatto solo un cambio proprio per i motivi che tu hai detto, hai fatto un'analisi giusta, perfetta. Paolo e Vedoni, poi andiamo da Salvatore. Chiedo tre cose rapide. La prima, la tua corsa solitaria sotto la curva, perché si vede raramente l'allenatore che da solo va sotto la curva a esultare. La seconda, ho sentito quello che hai detto prima anche a Sky, è importante vincere il derby, però la cosa a cui tieni di più è quella di continuare a stare in questa posizione di classifica. Immagino che voi cominciate a crederci a quello che state facendo dopo 15 giornate, siete le prime 5-6, non so come la classifica. E l'ultima, ti chiedo se Bozanai fa questi gol anche in allenamento oppure se ti sorprende quando fa queste cose. Vabbè, oggi, come dicevo prima ai colleghi di Sky, era importante per noi rimanere aggrappati al gruppo di testa. A squadre che comunque spendono molto più di noi, che sono più attrezzate di noi, che hanno iniziato un percorso prima di noi, e quindi oggi sono importanti tre punti proprio per questo motivo. La conseguenza di questi tre punti sono la gioia con i tifosi, ma è la conseguenza. Se non fai bene la partita, fai fatica poi a festeggiare con i tifosi. Se pensi al derby prima di giocarla, poi fai fatica a festeggiare sotto la curva con i tifosi. Io oggi, il mio andare sotto la curva è stata una promessa fatta a un tifoso del Bar Stadio la mattina alle 7, chi vuole potete venire a prendere un caffè, ve lo offro io, e quindi mi toccava farlo, non sono abituato a farlo, mi toccava farlo. Bozanai non mi stupisce, poi speri che lo faccia anche in partita, per l'allenamento li fa spesso. Abbiamo già anche Manconi, quindi facciamo l'ultimo di qua. Ciao mister, ti chiedo una chiave di lettura sulla difesa dal punto di vista difensivo vostro. Ho visto il Modena quasi con un 4-1-4-1 sulla palla centrale e quel tipo di pressione facendo salire i laterali. Come mai l'hai pensato oggi con la Reggiana e non mi ricordo se l'avevi già riproposto in precedenza? No, oggi in fase di possesso non era 4-1-4-1 ma era 4-2-3-1. Però era per la partita che affrontavamo, per il modo di giocare loro, lo sono molto bravi nel primo palleggio, non volevamo farli palleggiare centralmente, volevamo mandarli fuori per poi aggredirli. Abbiamo fatto bene tante volte, in alcune volte un po' abbiamo fatto meno bene, però sono stati bravissimi a non permettere alla Reggiana di giocare, perché già la squadra che gioca anche molto bene a calcio. Grazie. Ma abbiamo già anche il giocatore. Non avevamo tanto capito. E poi su quei 10 minuti raccontaceli un po', perché sei entrato, ammonizione e poi subito il gol. Grazie mille. Devo dire, sì, sinceramente non ero arrabbiato, però devo dire che non avevo capito l'ammonizione. Il direttore mi ha detto che era per la simulazione, però per quanto mi riguarda non ho simulato, quindi vabbè, è stata un'ammonizione che non ho ben capito, però va accettata. Però devo dire che non ero arrabbiato, era solo un tiro che mi sono trovato la palla sulla corsa, 20 qualcosa metri, e ho cercato il tiro e mi è andato bene. Ciao Blaise. Ciao. Hai fatto a Catanzaro, hai tirato e hai fatto gol. Con la Sampdoria lo stesso tiro alto e oggi gol. Quindi 3 su 3 tiri, 2 gol. Insomma, per dire, ti ho chiesto anche prima Paolo Bianco, lo provi spesso, te lo insegna il mister, te lo spiegano, o ce l'hai tu istintivamente questo tipo di conclusione?
Grazie in primis. Devo dire che sono un giocatore che tenta di liberarsi e tirare in porta e, come ha detto lei, col Catanzaro mi è andato bene, ho fatto gol, con la Samp è andato troppo in alto e oggi è andato bene lo stesso, però comunque sono un giocatore che tenta sempre liberarsi e cerca di andare alla conclusione. Senti, Catanzaro ha cercato, mi sembra di ricordare, più la precisione, vero? Non sbaglio. E qui invece ci hai messo anche molta forza. Salve, sì, c'ha ragione. Catanzaro ha cercato di più la precisione, qui invece è stato, cioè, secondo me, è stato anche più bello come tiro, però sì, ci ho messo anche io di più tanta forza. Senti, ma quando eri più giovane, perché sei ancora molto giovane, beato te, e ti sei allenato, c'è qualche allenatore che ti ha insegnato o ti veniva naturale anche quando eri un ragazzino tirare così da fuori area con precisione? Perché a me ormai vi ha visto che la capacità ce l'ha. Tirare così sarebbe un paragone sinceramente, però comunque non è, sin da piccolo si tiravo, non così, però comunque qualcosa ce l'ho sempre avuto sul tiro. Non così, è sempre venuto a migliorarsi con gli anni. Vanni, poi... Buonasera. Io ti chiedo, non trovo la sua scheda, speranze di nazionale, già stato in Under 21, e poi anche cosa le dà il DS Davide Vaira come esperienza, come impronta, quanto incide nella vostra crescita, se incide, quanto ha inciso nella sua scelta di arrivare qua? Per quanto riguarda la nazionale, sono stato in Under 17, Under 19, in Under 21 mai stato chiamato, e speranza, sì, le speranze ci stanno sempre. Per fortuna siamo andati anche all'Europeo, quindi vabbè, c'è da continuare a lavorare e da sperare che magari arrivi la chiamata. Per quanto riguarda il DS Davide Vaira, per quanto è stato decisivo sulla mia scelta di venire a Modena, devo dire che sì, mi ha chiamato perché mi ha presentato il progetto, mi ha presentato la società e devo dire che comunque ci sta tutti i giorni vicino, ci carica e c'è sempre lì ad aiutarci se c'è qualcosa, quindi devo dire sì che è abbastanza importante avere un DS che sta lì, che ti dà la carica, che ti aiuta, che è sempre lì per qualsiasi cosa, quindi sì, è abbastanza importante. Amaduzzi. Ciao Claes. Ciao, buonasera. Che emozione è stata, no? Segnare sotto la curva, un po' così, che gode il vantaggio, insomma, è stato speciale, no, per te? È stato abbastanza speciale, devo dire, perché è una partita sentita, è una partita che per i tifosi vuol dire tanto, per la città vuol dire tanto, quindi che l'abbia deciso io sì, è stata una bella cosa e va bene così. Buonissima, prof. Tu finora hai giocato entrando, no? Chiaramente. Non ho capito, scusi. Sei entrato sempre durante la partita e hai avuto quel problema, no? Quell'infortunio che ti ha tenuto fermo per un po', quindi hai perso un sacco di tempo, alcune preparazioni. E pensi di essere già comunque autonomo per i 90 minuti se dovessi giocare dall'inizio oppure no? Ti senti pronto? Sì. Devo dire che ho perso parecchio tempo all'inizio perché ho avuto un po' di problemi e quando perdi la preparazione, perdi altri due mesi da agosto fino ad ottobre, è abbastanza difficile, perlomeno in questo campionato qui, che è un campionato troppo, troppo difficile, è difficile mettersi al 100% fisicamente, mentalmente, però comunque ci sto lavorando tutti i giorni e non so se mi sento... Non saprei dirle se mi sento pronto per i 90 minuti, visto che non ho mai fatti quest'anno e visto che vengo da un periodo abbastanza difficile, i primi tre mesi, quindi non saprei dirle, però so dirle che sto lavorando tutti i giorni e che sto cercando tutti i giorni di mettermi al 100% sia fisicamente che mentalmente. Grazie, ripresa martedì. Grazie mille. Complimenti intanto per il gol, bello, una bella azione, abbiamo detto anche prima con mister. E ti chiedo questo, perché dopo
avendo avuto un paio di altre occasioni, non dico uguali, ma simili, perché hai cercato il passaggio e non hai tirato di nuovo in palla? Eri un po' più schermato, questo è vero. Sì, diciamo che sono dinamiche del campo. Magari la palla ha rallentato, ho fatto uno stop in più, quindi mi andavo a chiudere. Però comunque l'idea è sempre quella di provare a calciare. Però comunque sono dinamiche magari nel campo che sono un po' diverse per quello. Fede, vieni qua. Insomma, dopo i gol in trasferta, chiaramente è arrivato anche il gol al Braga, che emozione è stata? È un'emozione stupenda, cioè, poi uscire dal campo, vedere questa coreografia, tutti i tifosi che cantano, è sempre bello e stupendo, quindi sono felicissimo, avevo voglia di segnare in casa e questo è successo, quindi sono contentissimo di questo. Ciao Jacopo, ti chiedevo, con Falcinelli ha giocato già due volte, ma anche, mi sembra anche a Salò, a Piacenza, sì. Mi pare che abbiate una buona intesa, se siete due giocatori, tutti e due che giocano a calcio, che giocano con qualità, insomma, come ti trovi con lui? No, mi trovo molto bene, e anche in allenamento comunque sono cose che proviamo e siamo bravi a riportarle poi anche in partita, quindi no, mi trovo molto bene con Falci, poi è un gran bel giocatore, quindi però bene. Salvatore qua, e poi Vanni Zagnoli a chiudere come chiosa profetica. Ciao Jacopo, ti chiedo dal punto di vista mentale come avete affrontato la settimana e insomma come siete arrivati, perché poi hai raccontato benissimo quella che è stata l'atmosfera vissuta dal campo e poi anche il tuo stato di forma, perché oggi e anche nelle ultime uscite mi sei sembrato in crescendo ancora meglio rispetto all'inizio del campionato. Allora, sulla mia forma fisica, in questo momento sto molto bene, mi alleno bene, quindi per fortuna mi sento molto bene. Mi ripeti l'altra che mi ricordo che... Come avete vissuto dal punto di vista emotivo la settimana? Sì. No, beh, queste partite si preparano da sole, il derby è importante e te lo prepari già nella tua testa. Poi anche prima della partita ci sono state parole tra di noi... e quindi ci siamo proprio caricati e si è visto anche in campo poi, quindi abbiamo fatto una gran bella partita, siamo contenti di questo, però adesso dobbiamo pensare subito alla prossima. Grazie a te. Vanni. Buonasera Jacopo. Buonasera. Contavo 14 cambi di squadra, addirittura 29 anni, sono parecchi, sì. Le chiedo come li ha vissuti, se erano ineluttabili, se rappresentano un valore aggiunto e... avendo appena rivisto il presidente Rivetti, le chiedo cosa le dà a livello personale, cosa vi dà un personaggio di quello spessore, un imprenditore e una persona che parla in quel modo. Allora, sul mio cambio squadra, diciamo, sono percorsi calcistici che possono partire da magari dalla mia vecchia testa che c'avevo, perché avevo un po' una testa così, quindi mi prendo le mie responsabilità, però adesso sono contento di avere obiettivi alti, di essere qui soprattutto e di pensare solo a giocare a calcio. E non ci sono parole per il Brest alla fine, è una cosa spettacolare, vederlo sempre qui che ci dà una mano, è sempre qua che ci aiuta, è uno spettacolo, qui è stare a casa in poche parole. Grazie Jacopo. Grazie a voi. Aspettate, adesso finisce il